parleremo di tamponi, lo faremo con il direttore sociosanitario dell'azienda sociosanitaria territoriale Vimercate ed è il coordinatore attuale della Task Force Tamponi per la Regione Lombardia, il dottor Guido Grignaffini. Ci sente, dottore? Facciamo un Sì, vi sento collegamento telefonico benissimo. Sì. purtroppo. Senta, una domanda immediatamente a lei. Di cosa si occupa questa task force e che risultati sono stati già raggiunti in questo poco tempo, no? Sono un paio di settimane che siete operativi, 2 o 3 settimane se non erro. Sì, questa task force tamponi voluta dalla vicepresidente Moratti ha iniziato a lavorare il 27 di dicembre, di fatto. Ed è stata attivata proprio perché in quei giorni, a ridosso delle vacanze di Natale, c'è stata una domanda cresciuta in modo esponenziale di tamponi. Quindi assistavamo a code di cittadini che volevano fare il tampone presso le farmacie o presso i punti tampone degli ospedali. La prima cosa che abbiamo cercato di fare è stato un po' rimettere ordine nell'accesso al tampone. Quindi chiarendo chi ha diritto a fare il tampone per conto del servizio sanitario regionale, in primis i pazienti sintomatici che quindi hanno una richiesta di tampone da parte del medico di medicina generale, i tamponi di guarigione, quindi fine isolamento per i pazienti che hanno avuto il Covid, e poi abbiamo i casi in quarantena, i casi segnalati dalla sorveglianza scolastica e rientri dall'estero. Per ciascuna di queste tipologie di pazienti abbiamo creato dei percorsi di accesso nei drive-thru degli ospedali pubblici e privati e abbiamo potenziato questa rete di offerta e abbiamo dato la possibilità alle farmacie di erogare tamponi per conto del servizio sanitario regionale. Caso in Dottore, particolare. Sì, prego. la interrompo perché io ho avuto un po' il dubbio, però magari era una mia Sì. impressione, che il gran caos tamponi non fosse poi dovuto al fatto che erano quelli che, tra virgolette, ne avevano diritto, nel senso che dovevano proprio farli per uscire dalla quarantena, piuttosto che perché avevano dei sintomi, eccetera, ma perché tantissimi volevano andare a farsi la cena Certo. con la nonna, che è anche giusto, per carità di Dio, però hanno mandato un po' in tilt In tutto il cortocircuito, sistema, sì. no? No, ma la sua sensazione è corretta. In effetti c'è stata un po' una corsa al tampone data dalla volontà dei cittadini di fare le vacanze, le cene in sicurezza. Questo dall'altro lato però ha generato anche un numero importante di casi positivi. E quindi poi dovevano fare il tampone di guarigione. Sotto Natale noi, ad esempio su Milano, sulla provincia di Milano, avevamo ogni giorno più di 10.000 casi positivi. Tutto Dottore, mi questo? Sì, perdoni, prego. giusto per dare più informazioni possibili a chi ci ascolta. Quindi, quanti sono questi centri, tamponi e come funzionano? Cioè, il cittadino si può presentare senza ricetta medica? Oppure deve presentarsi con la ricetta medica? E quando può, in che condizioni può Cioè, chi è che si presentarsi? deve fare questi tamponi? Allora, le tipologie sono quelle che vi ho detto prima. Per accedere ai punti tampone bisogna avere un titolo di accesso. Questo titolo può essere o una prescrizione del medico, oppure un provvedimento dell'ATS di fine quarantena, di fine isolamento o di sorveglianza scolastica. Senza questa documentazione non ci si può presentare ai punti tampone perché non si ha diritto a tampone per conto del Servizio Sanitario Regionale. Noi adesso ci si può presentare o autonomamente con la prescrizione oppure con una prenotazione fatta sempre o dal medico di medicina generale o dall'ATS. Nei giorni di cui raccontavamo prima, in effetti, l'offerta di tamponi era ancora inferiore alla domanda, quindi c'era un importante afflusso di persone senza prenotazione. In queste 2 settimane noi abbiamo lavorato molto con le ASST e con gli altri operatori medici in generale e privato per aumentare l'offerta e renderla allineata alla domanda. Quindi oggi c'è la possibilità su prenotazione di avere il tampone nei tempi prescritti, quindi per appunto uscire da una quarantena o da un isolamento. Quindi noi adesso stiamo raccomandando molto l'accesso su prenotazione, quindi chiediamo ai medici di medicina generale e alle ATS di privilegiare l'invio tramite prenotazione dei cittadini ai punti tampone.
L'accesso su prenotazione certamente rende più regolare e ordinato l'afflusso ai vari punti tampone. Quindi diciamo che non dovremmo più vedere, sperabilmente, le lunghe code, i disagi che pure ci sono stati, no? È una cosa che si sta andando a risolvere. Ma guardi, è già, beh, a parte qualche rara eccezione, in larga parte è risolta già da qualche giorno. Adesso stiamo vedendo un po' di iperafflusso dalla sorveglianza scolastica, perché la riapertura delle scuole sta generando questo tipo di domanda, che viene in larga parte riassorbita dalle farmacie, ma con le SST stiamo cercando con gli ospedali di creare comunque anche lì dei punti, delle linee dedicate ai pazienti scolastici. Comunque lei consideri che rispetto a dicembre, quando a livello regionale venivano fatti 700-800 mila tamponi a settimana, noi la settimana scorsa in Regione Lombardia abbiamo fatto quasi 1.400.000 tamponi, quindi la capacità di offerta è stata quasi raddoppiata, quindi lo sforzo che è stato fatto da parte di tutti gli operatori della sanità, quindi li includo tutti, farmacia, medicina generale, ospedali pubblici e privati, è stato veramente importante, e c'è una capillarità di offerta che consente un accesso ordinato ai cittadini al tampone. Bene. Io la ringrazio, dottore, che ci ha dato qualche dato specifico e ci ha anche detto un po' che cosa ha fatto Regione per cercare di risolvere questo problema. Quindi la ringraziamo per il suo intervento, che è stato sicuramente qualificato, Barbara, è molto preciso, e alla prossima. Grazie, grazie a voi, grazie, 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 grazie mille.